CIM è uno sguardo multidisciplinare sul mondo. Per me CIM è l'interfacoltà nella quale non ci si annoia mai. Grazie a CIM si aprono diverse possibilità per un futuro all'interno dei media. Comunicazione, innovazione e multimedialità per acquisire professionalità attraverso competenze e linguaggi dei digital media, dell'informatica, dell'economia, delle lettere, della politica e del diritto. CIM, questo corso di laurea ha tre parole: comunicazione, innovazione, multimedialità, e queste sono al centro dei nostri programmi di insegnamento. Ho scelto CIM perché è una facoltà attuale all'avanguardia. Mi dà la possibilità di diventare giornalista. Perché era completamente diverso dal mio percorso di studi precedente. Ho scelto CIM perché fornisce le conoscenze per sviluppare la mia creatività. CIM è un ambiente bellissimo perché mi permette di collaborare con gli altri miei compagni e fare anche visite al museo. Ho scelto CIM perché è un'interfacoltà e mi permette di approfondire le tematiche attuali. Perché sviluppa le conoscenze adatte alle mie passioni. Perché grazie allo stage previsto dal piano di studi mi garantisce l'avvicinamento al mondo del lavoro senza dover aspettare la laurea. Lo studente di CIM deve essere curioso, disponibile a mettersi in discussione e capace di faticare. Se ti piace il presente, se ti piace la comunicazione, se ami il gusto del fare, dell'innovazione, se ami la multimedialità, internet, la rete, i computer, i video, la pubblicità e il giornalismo, questo è il corso di laurea che fa per te. Ecco, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. Abbiamo voluto cominciare con questo video che non è stato fatto dai docenti, è stato guidato dai docenti, ma ideato, girato in tutte le sue fasi, anche nella produzione della musica, da 5 studenti dei corsi in scienza della comunicazione dell'Ateneo Pavese, che conoscerete fra poco. Quindi l'idea è quella di mettervi a contatto con quello che si può fare a CIM, con quello che si impara a CIM e a CPM, alla magistrale, e che dà i suoi frutti fin da adesso. Oggi è il vostro primo giorno qui in Ateneo e la presentazione innanzitutto è delle persone che saranno con voi e vi guideranno in questo triennio per gli studenti di CIM e per il biennio della magistrale. Allora, personalmente sono Silvia Illari, da nemmeno un anno sono presidente di questi 2 corsi di laurea. Sono corsi di laurea interdipartimentali, cioè i docenti che vi insegnano appartengono a 5 dipartimenti storici della nostra università, ma di questo parleremo poi più avanti. Insegno a CPM comunicare e informare nella pubblica amministrazione, ma la mia estrazione naturale è il diritto costituzionale, quindi la parte giuridica di CIM e CPM. Accanto a me la sorte vuole un altro giurista, è un caso in questo momento, è un caso fortuito ma di cui sono molto lieta, che è il professor Stefano Colloca, che è il responsabile del corso di studio magistrale CPM, comunicazione professionale e multimediale. Accanto ai nostri volti vorrei che ricordaste anche quelli della segreteria didattica dei corsi in comunicazione, i dottori Daniela Scovenna e Marco Caiani, che sono presenti in università tutti i giorni, coordinano un pool, uno staff amministrativo composto anche da studenti, i quali svolgono il loro tirocinio, il loro part-time e il loro stage presso i nostri uffici. Quindi a loro potete rivolgervi per tutti quei dubbi che probabilmente vi resteranno anche dopo la giornata di oggi. Welcome 2015-2016 è innanzitutto pensato per voi matricole, perché possiate conoscere le persone, possiate conoscere la didattica, possiate conoscere i luoghi di questa
università nella quale trascorrerete un po' di anni, anni belli, importanti, che poi si ricordano davvero con tanta nostalgia. In particolare però vi segnalo anche che tutti i dubbi che vi rimarranno o le perplessità, le informazioni di cui avete bisogno sono reperibili anche e in primo luogo sul nostro sito internet. C'è un sito dei corsi, ecco, lo vedete appunto qui proiettato alle mie spalle, c'è questo sito dove potete trovare le indicazioni riguardanti i docenti, riguardanti il piano di studi, riguardanti il calendario delle lezioni e il calendario didattico di tutto l'anno accademico. Ecco, il calendario delle lezioni per voi matricole oggi lunedì 28 e domani martedì 29 settembre subisce qualche modifica, proprio per permettervi di essere tutti insieme parte di questa squadra che è la squadra CIME CPM, di entrarvi a pieno titolo avendo le nozioni informative che vi servono, ma anche le nozioni didattiche, soprattutto questa prima mezz'ora e poi il pomeriggio di oggi a partire dalle 14:30 è pensato per le matricole. Davvero cogliete tutte le opportunità che i nostri corsi vi possono offrire. Frequentate il più possibile e guardatevi intorno, leggete, scoprite quello che in più vi viene dato. In bocca al lupo a tutti. Buongiorno a tutti, vi do il mio benvenuto in questo primo giorno di anno accademico di CPM e tengo a darvi qualche informazione generale sul corso di laurea magistrale, quello che potrete seguire dopo i 3 anni di CIM, che si chiama Comunicazione Professionale e Multimedialità. Come dice la parola, è un corso molto orientato alla professione, cioè a formarvi alle professioni della comunicazione e, diciamo, a differenza di altri corsi analoghi, di altre sedi universitarie, la Presidente Illari e i vari docenti hanno cercato di pensare per voi un corso in cui possiate già cominciare a fare qualche cosa, comincerete già a svolgere qualche attività che poi vi troverete a svolgere in modo molto analogo professionalmente, cioè essendo pagati. Sostanzialmente sono affrontate le principali professioni della comunicazione con un focus, con una particolare attenzione alle tecnologie multimediali e alla comunicazione di impresa. Io vi dico alcune delle materie che vi troverete a studiare e a praticare, però ve ne sono veramente tantissime. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo cercato di inserire molte materie che riguardano proprio le nuove professioni della comunicazione, quindi non la comunicazione novecentesca, ma la comunicazione che sta iniziando in questi anni. Permetto di darvi un consiglio, visto che un po' di capelli bianchi mi sono spuntati. Il consiglio è questo: all'università e in particolare a CIM-CPM, se voi frequentate le lezioni, studiate e date gli esami, avete sfruttato, se fate tutto ciò molto bene, avete sfruttato il 20% delle risorse che vi dà l'università, che vi dà un corso di laurea come questo, nel senso che c'è molto altro che potete fare e che dovete fare se volete essere altamente qualificati a livello professionale e che vi viene offerto in questo Ateneo. Quindi parlo del centro linguistico, vi parlo delle innumerevoli conferenze, vi parlo di tutte le occasioni di contatto con i vostri docenti, quindi vi invito a non essere timidi, andare a ricevimento, chiedere loro qualche consiglio
per il vostro futuro professionale. Quindi tenete in mente questo. Se voi seguite le lezioni, studiate, fate gli esami, fate ciò che è necessario. Però ricordatevi, è solo il 20%. Io stesso, quando ho studiato all'università, io ho studiato filosofia, credo di aver sfruttato non tutte le risorse che l'Ateneo mette a disposizione, peraltro un Ateneo così, così antico, che quindi ha visto sedimentarsi una serie di laboratori, biblioteche, competenze, servizi, programmi Erasmus, scambi con l'estero, veramente, veramente molto grandi. Quindi vi invito a puntare anche sul restante 80%. Grazie e benvenuti.